Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale, io sono Marco. Oggi siamo tornati con un nuovo argomento, ma prima di iniziare a parlarvi di questo nuovo argomento, di questo nuovo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanella delle notifiche, lasciate subito un bel like e commentate scrivendo il titolo del video che vorreste vedere sul nostro canale. Oggi ragazzi siamo tornati con un video sulla Coppa Italia, infatti come avrete sicuramente visto dal titolo, andremo a parlarvi di quanto ammonta il montepremi della Coppa Italia, quindi di chi va a vincere la Coppa Italia, ma non solo, anche di chi partecipa alle varie fasi. E prima di iniziare a parlarvi di questo, vorrei anche aggiungervi che, come abbiamo detto nei video precedenti, purtroppo a causa della situazione attuale non ci sarà possibile perlomeno portare dei video al campo, portare dei video di tutorial di come giocare alla, di allenamenti, almeno per i prossimi mesi. Quindi abbiamo deciso che a partire da questo video e da oggi porteremo sul canale nuovi video di calcio, ma di calcio legato alla nostra passione, di calcio legato ad informazione. Quindi andremo ad analizzare settimana dopo settimana le varie situazioni che si sono create nei vari campionati, la storia di alcuni calciatori, la storia di alcune partite, la storia di alcune squadre che hanno fatto la storia del calcio. Quindi ragazzi, per rimanere sempre aggiornati su nuovi video di calcio, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Oggi ragazzi, come abbiamo detto, siamo tornati su un video sulla Coppa Italia che ieri ci ha regalato la prima squadra finalista, che sarà la Juventus, attraverso il pareggio per 0-0 contro l'Inter, si è aggiudicata il primo slot per la finale, la prima squadra, diciamo, finalista, che sarà appunto la Juventus. Stasera incontrerà, almeno scoprirà il nome dell'altra squadra, della squadra avversaria, tra Atalanta e Napoli. Scrivetemi anche qua nei commenti quale sarà secondo voi la squadra favorita per vincere quest'anno la Coppa Italia. Ma questo rimane un argomento diverso dal video che vorrei proporvi oggi, di cui vorrei parlarvi, in quanto vorrei proprio dirvi a quanto ammonta il montepremi della Coppa Italia, cioè cosa vince una squadra che vince la Coppa Italia, cosa vince una squadra che partecipa e basta alla Coppa Italia. Beh, ho trovato su internet una classifica che parte dagli ottavi di finale di quanto ogni squadra incassa a seconda delle varie partite, quindi dagli ottavi ai quarti, semifinali e finali. Noterete che il montepremi totale è di ben 15 milioni di euro. Però attenzione, questi 15 milioni di euro devono essere ridistribuiti tra il terzo turno, primo turno, secondo turno, ottavi di finale, quarti, semifinale, finale, così via. Quindi bisogna dire che non è sicuramente uno di quei trofei ambitissimi dal punto di vista economico, perché purtroppo non dà più di tanto. Però se è vero che non dà più di tanto per delle squadre di grande valore, di grandi bilanci, Juventus, Inter, Milan e così via, è vero che è una grandissima possibilità per le squadre di media-bassa categoria, media-bassa classifica, scusatemi, e di più bassa categoria, quindi Serie B per non parlare di Serie C, di fare bella figura per guadagnarsi dei soldi. Infatti, stando a quello che ho trovato su internet, soltanto per partecipare ad un ottavo di finale, la Coppa Italia garantisce 250.000 euro alla squadra partecipante. Potete ben vedere che se per una squadra di Serie A possono essere, Serie A con un buon bilancio, possono essere comunque pochi, però pensiamo per esempio alla Spal o a, non so, al Frosinone o ad una squadra di Serie A di media-bassa classifica, il Parma, il Cagliari. Comunque cominciano ad essere delle cifre, anche perché al giorno d'oggi possono essere reinvestiti o ovviamente pagando gli stipendi o per i talent scout oppure semplicemente per acquistare dei nuovi giocatori. E il mercato negli ultimi tempi si è visto fatto molto di prestiti con diritti di riscatto. Quindi in questo modo qua avere anche 250.000 euro per poi, ovviamente adesso andremo anche a parlare degli altri premi per ottavi, quarti, semifinali e così via. Però soltanto per gli ottavi avere 250.000 euro soltanto per aver partecipato, sicuramente un bel incentivo a cercare di arrivare a questo obiettivo. In più c'è da considerare che se oggi non è possibile, in quanto i botteghini e il pubblico non c'è, però bisogna anche considerare che quando c'era e quando ci sarà, sicuramente queste somme alla fine arriveranno ad una bella cifra, perché vendo i biglietti, magari gioca tipo la Spal. Sono fissato magari con la Spal, però la Spal contro la Juventus, come è successo, sicuramente se ci fosse stata la possibilità per il pubblico di arrivare allo stadio, sicuramente avrebbero avuto un buon numero di spettatori, quindi sicuramente sarebbero stati ancora più incassi. Quindi sicuramente una prima osservazione che si può fare è anche arrivare agli ottavi di finale può garantire
un buon introito, 250.000 euro come abbiamo detto, ma ancora meglio è per i quarti di finale. Infatti per arrivare ai quarti di finale, cioè se una squadra ci arriva ai quarti di finale, come premio di partecipazione avremo ben 450.000 euro, 470 più o meno, una cosa del genere, che comunque se li sommiamo con quelli degli ottavi cominciano già a costituire un buonissimo budget. Ovviamente c'è da dire che a partire dai quarti di finale entrano in gioco anche le top 8 squadre della Serie A, quindi sicuramente il livello si alza, quindi sicuramente le squadre che sono arrivate fin lì, soprattutto di media-bassa classifica oppure di Serie B, sono squadre che rischiano di essere tirate fuori, però sicuramente daranno il tutto per arrivare ad un risultato più prestigioso e soprattutto per acquisire ancora più soldi che entreranno nelle casse societarie. Ovvio che quando entreremo nelle top 4 squadre, quindi quando entreremo nelle semifinali, il budget è ancora più alto, perché ci troveremo di fronte a 950.000 euro che le squadre riceveranno soltanto per essere arrivate fin lì. Adesso non mi ricordo se negli ultimi anni una squadra di Serie B sia arrivata ad un risultato così tanto alto come le semifinali. Onestamente non mi ricordo, ma se voi vi ricordate qualche esempio in particolar modo scrivetemelo nei commenti. Però certo è che se una squadra inizia, facciamo un esempio, dal terzo turno, quindi si fa terzo turno, ottavi, quarti, arriva in semifinale, sicuramente si tira fuori un bel budget da tutte queste partecipazioni. Perché? Perché non so adesso a quanto ammonti per il terzo turno di qualificazione, però probabilmente non più di tanto. Ma se noi sommiamo i 250.000 degli ottavi, 470.000 dei quarti e 900 e passa 1.000 per essere arrivati nelle semifinali, potremmo notare sicuramente che sono più di 1,5 milioni che una squadra può ricevere. Ovviamente non spetta a me dirlo che questi soldi sono molto importanti per fare mercato, per pagare gli stipendi, per migliorare le strutture sportive, per pagare i debiti, per pagare il personale. Sono veramente una grandissima fonte di guadagno per delle squadre che non hanno un così ampissimo budget. Per delle squadre invece già affermate soprattutto in campo nazionale, per non parlare di quello internazionale, ovviamente cosa fanno e cosa tutti abbiamo visto durante questi anni di Coppa Italia? Le squadre più forti usano le partite del mercoledì, del martedì o del giovedì di Coppa Italia per fare turnover, far riposare comunque i titolarissimi e dar modo ai giovani di mettersi in mostra. Ovviamente loro fanno un discorso molto diverso rispetto alle squadre medio-piccole. Appena arriviamo alla finale possiamo capire come se siamo arrivati fin qua, già ci siamo portati a casa un bel po' di soldi, ma ce ne porteremo a casa ulteriormente. Perché? Perché soltanto essere arrivati alla finale per la squadra perdente si hanno garantiti 1.150.000 euro. Ovviamente tantissimo. La squadra che vincerà invece vincerà più di 2 milioni di euro, un altro premio sicuramente molto ambito. Però c'è da dire che, e secondo me qua ci dovrà essere una riforma nei prossimi anni, a causa di questo meccanismo, ovvero all'inizio partono le squadre di Serie C, poi Serie B, poi le squadre solitamente classificate più in basso della Serie A e poi a partire dai quarti in poi le migliori squadre. Questo cosa fa? Fa sì che a giocarsi la finale sono sempre le stesse squadre. C'è la Juve, c'è il Napoli, c'è il Milan, c'è l'Inter, c'è la Roma, c'è l'Atalanta, c'è la Lazio, ma sempre le solite squadre. Cioè non c'è modo di vedere una squadra di Serie B, per esempio, arrivare fino alla finale di Coppa Italia. Un modo secondo me interessante potrebbe essere rappresentato dalla FA Cup. Perché? Perché in Inghilterra il Manchester, per esempio il Tottenham o l'Arsenal, sin da subito, sin dal primo turno, scendono in campo contro squadre che in Italia potrebbero essere di eccellenza. Quindi sicuramente rendono il tutto molto più avvincente, perché la squadra di eccellenza darà la vita ovviamente per passare il turno contro una squadra molto più blasonata e cercherà di qualificarsi facendo la storia del proprio team. Questo cosa rende? Rende tutto molto più imprevedibile e secondo me per migliorare la qualità della Coppa Italia, per migliorare il fatto che alla fine, nelle finali, vedi sempre le solite squadre, dovrà esserci nel prossimo futuro sicuramente un'innovazione, una riforma per rendere il tutto molto più bello e molto 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 più incredibile. Almeno a livello di sorpresa ovviamente, perché se no ci troveremo sempre anche tra 50 anni a vedere sempre le solite squadre a livello della finale. Il video ragazzi è finito, mi raccomando iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto e se non l'avete ancora fatto, attivando la campanella delle notifiche, soprattutto lasciate un bel like, ci fa sempre piacere, e commentate scrivendo il titolo del video che vorreste vedere in futuro sul nostro canale. Un saluto da Marco dai Free Kicks Italia, ciao a tutti!